il ricordo che ti rimane di questa avventura olimpica? Ma sicuramente è stata molto intensa per noi e non è stato facile gestire tutte le situazioni, perché abbiamo beccato veramente un meteo un po' assurdo e anche strano, e sicuramente non era facile gestirlo mentalmente neanche. Ti aspettavi il risultato? È stata una preparazione che ti faceva sentire in grado di ottenere il risultato che ottenevi? Beh, sicuramente nel nostro sport devi anche essere un po' fortunata, comunque ci sono due sport combinati e devono andare tutti e due bene. Abbiamo visto che nel biathlon veramente possono salire dai 20 ai 30 atleti sui podi, quindi abbiamo 6 gare, quindi non è così scontato. Lourdes, sei arrivata con tante aspettative, una medaglia l'hai presa, ora guardi ai mondiali fra 2 anni in Italia, anche alla prossima stagione ovviamente prima. Poi c'è Tokyo, se pensi a Tokyo che pensi adesso? Pechino, c'è. Pechino, scusa. Beh, sicuramente intanto il mio obiettivo tra 2 anni i mondiali a casa mia, e poi avrò anche 30 anni, vedrò un po' come sto, ma mi piacerebbe poi anche fare una famiglia, eccetera, però dipende sempre come vanno le cose. Ok, grazie.